tutti e benvenuti in Cucina Origami, io sono Elena e oggi facciamo gli Xia Jiao o Har Gao o ravioli cristallo, chiamateli come volete. Questa tipologia di ravioli è tipica della zona cantonese e si differenzia dagli altri ravioli cinesi proprio per il suo aspetto trasparente. Infatti la pasta non è fatta di grano, ma è fatta soltanto di amido di frumento con una piccola percentuale di amido di mais oppure di fecola di patate. Questo gli conferisce in cottura quel caratteristico aspetto trasparente. Prima di iniziare la ricetta però volevo parlarvi di ottomarket.com, questo video infatti è in collaborazione con Ottomarket. È un nuovissimo market online che tratta prodotti asiatici. Ho conosciuto personalmente Alice, che è una giovanissima donna che tutta da sola ha aperto questo market online. Davvero davvero un esempio di intraprendenza, perciò diamole un pochino di supporto. Inoltre, se sceglierete di acquistare su Ottomarket con il codice Origami5 avrete anche un piccolo sconto. Io ci trovo tutto quello che uso di più, dal vino di riso che spesso mi chiedete ai funghi shiitake. Ho trovato anche il germoglio di bambù che andremo a utilizzare proprio per questa ricetta. A differenza dei ravioli con la pasta di grano, quando si utilizzano degli amidi bisogna partire dal ripieno perché la pasta non ha bisogno di riposare tanto e va lavorata subito. Quindi iniziamo subito con il ripieno. Prima di tutto puliamo i gamberi e io ho scelto le mazzancolle non precotte, ma potete utilizzare anche altri tipi di gamberi, sempre non precotti. Li tritiamo finemente e li mettiamo in una ciotola. Tritiamo 50 g di bambù. Se non trovate il germoglio di bambù potete sostituirlo con della carota. Li mettiamo nella stessa ciotola e poi aggiungiamo 2 cucchiai di olio di sesamo, 1 cucchiaio di salsa d'ostriche, 1 cucchiaio di amido di mais, sale e giriamo tutto quanto insieme. Fatto il ripieno, passiamo alla pasta. In una ciotola mettiamo la frumina e poi aggiungiamo poco alla volta l'acqua bollente in modo che venga assorbita del tutto. La giriamo e poi, facendo attenzione a non scottarci, lavoriamola un po' con le mani. Copriamo e lasciamo riposare 10 minuti. Dopo 10 minuti riprendiamo l'impasto e lavoriamolo molto energicamente. Lavoriamolo al centro e ripieghiamo i lati su loro stessi, riportandoli in mezzo. Continuiamo così finché la consistenza non diventerà un po' più elastica e iniziamo ad incorporare l'amido di mais oppure la fecola di patate. In questo modo la pasta risulterà leggermente più elastica. Incorporato tutto l'amido di mais, aggiungiamo 2 cucchiai d'olio di semi. Anche questo favorirà l'elasticità della pasta. Dividiamolo in 4-5 parti e rimettiamolo nella ciotola sempre coperto, evitando che così si asciughi. Prendiamo una porzione di pasta, allunghiamola in un cilindro di circa 2 cm e mezzo di diametro e tagliamo dei piccoli tocchetti di 2 cm e mezzo 3. Formiamo delle palline belle rotonde. Ungiamo un tovagliolo con olio di semi e con questo tovagliolo ungiamo una spatola. Questo ci servirà per appiattire le nostre palline senza che si attacchino. Prendiamo una pallina, appoggiamo sopra la spatola e schiacciamo forte fino ad ottenere un disco. Procediamo così per tutte le palline e ricordiamoci sempre di coprirle in modo che non si asciughino. Per fare i ravioli mettiamo un cucchiaino di impasto al centro e poi iniziamo a fare le pieghe in senso anti-orario, spostando il raviolo verso destra. Una volta superata la metà con le pieghe, prendiamo il lembo rivolto verso di noi e chiudiamolo, sigillando per bene. Si tratta comunque di un impasto molto fragile rispetto all'impasto di grano, però bisogna solo prenderci la mano. Possiamo decidere di rifinire i bordi con il coltello oppure lasciarli così, dritti nella vaporiera per 8 minuti.
Questi ravioli danno loro meglio con la cottura al vapore e vi consiglio quest'unica tipologia di cottura e quindi non alla piastra né bolliti. Si consumano appena fatti e vi sconsiglio di congelarli, però solitamente non ne rimane neanche uno. Io spero che questo video vi sia piaciuto, gli ingredienti come sempre li trovate giù nell'info box, grazie per avermi seguita e noi ci ritroviamo al prossimo video di Cucina Origami. Ciao!